Lavorare, lavorare, lavorare. Preferisco il rumore del mare. Pure io, Io. però poi l'affitto come me lo pago, Enrico? Allora, siamo qui per spiegarvi che il mondo funziona esattamente al contrario di come hai sempre pensato. Minchia, quante volte l'ho sentita sta Esatto, non frase? siamo complottisti, anzi, partiamo seri e citiamo un po' di ricerche scientifiche, parzialmente direi inquietanti, anche se in realtà si possono leggere in maniera molto E proattiva. soprattutto vi faranno capire che il mondo funziona veramente al contrario, ma non dovrete credere a noi, ma credere ai più grandi professori e ai più grandi esperti del mondo. Esatto, cosa dicono queste ricerche scientifiche? Che lavorare troppo produce più stress, Lo gastriti, sapevamo, lo malattie di vario sapevamo. genere, rende Lo infelici sapevamo. e rende anche meno produttivi. Cioè, più lavoro, meno sono produttivo. Più Non capisco, lavori dottore. e meno produci e quindi in realtà in proporzione meno guadagni. È un sistema che è rotto E quindi meno fai essenzialmente. carriera. Inizio E meno fai carriera, assolutamente. già a essere d'accordo col fatto che stiamo ribaltando il mondo. Quindi c'è qualcuno che ci dice, e quel qualcuno non sono solo grossi ricercatori scientifici, ma nel 2 giugno 2019 lo ha detto anche il Corriere della Sera, che in un articolo ha titolato "È la felicità la chiave del successo lavorativo" e non il contrario. Quindi non è il successo lavorativo che ti renderà felice, ma è la felicità la chiave del successo lavorativo. Ma Ma è la l'abbiamo già felicità, ma detto! c'è qualcuno che 2 anni prima aveva scritto un libro che si intitola "La felicità che fa i soldi" e non il E non il contrario. contrario. Ok, ci abbiamo provato uno spot un po' così, però questo è il libro che abbiamo scritto noi, "La felicità fa i soldi" e non il Ottobre contrario. 2017, Davide Enrico, quindi Davide, Francesco Tutte e due Sada, tu, tutto io, Davide Francesco Sada e Enrico Enrico Garzotto, Garzotto. siamo gli scrittori, gli autori di questo libro e cofondatori di monesurfers.com. Ma cos'è che ti vogliamo far capire? Una cosa molto importante, che siamo stati abituati fin da piccoli a collegare il nostro tempo ai soldi, a attuare questa equazione. Tempo uguale denaro, più lavoro, più guadagno. Ma abbiamo capito fin dall'inizio del video che questa cosa non è vera e non funziona, anzi, porta a peggiorare la qualità della nostra vita. Quindi non devo essere pagato per il tempo che io passo al lavoro, ma devo essere pagato per qualcos'altro. Devi essere pagato per il tuo valore. E io lo so che tu mi dirai, ah bello, è facile dirlo, ma i clienti non mi rispettano e mi pagano in ritardo perché non riconoscono il mio valore. Il capo anche non riconosce il mio valore. Come cavolo faccio a essere pagato per Comunque Enrico, valore? posso dire, io l'ho già sentita sta cosa. Sì, non l'abbiamo detta noi. Padre ricco, padre povero, Robert È Kiyosaki, la libertà vero, finanziaria. Minchia, sei ancora nel è vero. 2006. Non è una cosa nuova, certamente. La cosa nuova è che nessuno ha mai spiegato sto valore Come si come trova? si trova, ma praticamente, com'è che lo trovo? E come soprattutto faccio a farlo capire alle persone che mi circondano, C'è quindi un cliente e metodo. capo. C'è un metodo finalmente, un metodo in 8 passaggi che vi spiegheremo esattamente qui in questi 3 video. Per trovare questo valore e farlo diventare la nostra fonte primaria di guadagno, per potersi svegliare lunedì mattina, quando si va al lavoro, con lo stesso umore del venerdì sera davanti allo spritz. Questo metodo si chiama Life Design e non è una roba da fricchettoni che si fa così, sai, quelle cose dove ci si deve abbracciare. No, è No, un no, per metodo favore. scientifico che non abbiamo inventato noi, è stato creato alla Stanford University, nel cuore della Silicon Valley, lì vicino a San Francisco, da due professori che sono i rettori della cattedra di design, quindi neanche due professori Sì, qualsiasi. non sono solo due professoroni, No. è gente che ha lavorato tutta la vita in aziende tipo Apple, Google, che ha inventato il Mighty Mouse. Ha disegnato il MacBook e hanno anche cofondato aziende ultramiliardarie come l'eSport, quella dei videogiochi, del calcio, Insomma, ok? sono passati dal disegnare gli oggetti a capire che gli stessi metodi che utilizzavano per disegnare quelle robe che facevano tanto successo si potevano applicare alla nostra vita. Per fare cosa? Per trovare il nostro valore nascosto, il vero sacro Graal, altro che libertà finanziaria. Qui stiamo parlando di ricchezza consapevole, come la definiamo noi. Come si fa? Sono 8 passaggi e nei prossimi video andremo a spiegarli uno a uno. Volevo soltanto dirvi che perché parliamo di life design e di questi due professori che salutiamo, Bill e Dave, perché siamo andati in California e siamo andati a certificarci presso di loro come life designer e siamo gli unici in Europa ad averlo fatto. Esatto, quindi nei prossimi video
Tolgo subito qualsiasi dubbio, non imparerai robe come multi-level marketing, non dovrai Basta. vendere robe strane, Basta. non dovrai fare corsi di marketing, di branding, di trading, di Influencer? Influencer? No. soprattutto non dovrai fare corsi di influencer, anche se, questo è vero, il live design, portando fuori quella che viene chiamata la meraviglia nascosta, ti farà diventare più influente, ti farà avere un branding personale, ma anche aziendale più Le forte. vere entrate automatiche non sono quelle che ci raccontava Kiyosaki, perché se io faccio investimento in immobili o faccio trading per guadagnare dei soldi, lo faccio per guadagnare i soldi, non sono automatiche. Se avessi i soldi non farei quelle cose. Invece con live design guadagnerai con quelle cose che faresti anche gratis. Quindi Enrico, passiamo ai prossimi due Prossimi video video e andiamo veramente a spiegare nel come funziona. dettaglio, ti spiegheremo perché, cosa fare, come farlo, tutti gli 8 passaggi, tutto. Ai prossimi video. Ciao.